Grande concerto. Sembra un fungo con sti capelli, cioè tipo una casa. Ciao a tutti e bentornati in questo video. Sono molto contento di fare questo video, non so neanche io perché, perché effettivamente non c'è niente da essere contento. In ogni caso, in questo video andrò a parlare del tipo di persone al cinema, perché praticamente mi sono ritrovato da non andare al cinema per 2 anni e andarci 2 volte in una sola settimana. Molto probabilmente non è un video nuovo, cioè non sono andata a controllare su internet o su YouTube chi avesse già fatto questo video. Visto, quindi, se qualcun altro l'ha già fatto, mi scuso se il proprietario di questo video sta guardando questo video, anche se non penso proprietario di questo. Proprietario di quel video sta guardando. Insomma, non vi sto a copiare il video, questa è la sostanza. I tipi di persone al cinema. Io credo di essere praticamente la maggior parte di loro. Uno di quali è il disturbatore. Scusi, insomma, madonna. Oh. Miau. Oh, pronto? No, non ti preoccupare, sto tutto a posto. Ma non so che parla. Quella che ha inventato Ormocio, la scopa. Ah, ora ha fatto le scope. Ma che cazzo di film ci stiamo a vedere? E hai detto a coso quel fatto di cosa? No, è lui che ha detto? Certo. Vedi un po', quella se cosa gli fa così. Ma poi quell'altra cosetta là, ma come gli è piaciuta? Ma come gli è bene, scusa? Ah, senti, guarda, te lo sai che mi sa che è iniziato il film, se? Sì? Vabbè, ciao, se sentiamo dopo, ciao. E questa è qua, fa pubblicità dei detersivi. Ma che detersivi? Ma che dici? Vabbè, però fa le scope, scusa, che c'entra? Ma c'entra niente col film, scusami. Hai detto tu che fa quella dei detersivi, scusa, ma se fa le scope farà anche i detersivi. Tu usi quel detersivo che quella ci assomiglia, ma che vuoi? Ma scusa, che ti serve il mocio senza il detersivo? Guarda che... Oh, scusa un attimo, Mi scusi, signore, ma una mentina per la tosse? Sta disturbando tutto il film qua. Mamma mia, certa gente è veramente scostumata. Allora, ci sono quelli che arrivano tardi, ovvero quelli che arrivano o durante la pubblicità o quando il film è già iniziato da qualche minuto e quindi tu sei lì tranquillo a vederti il film e a un certo punto arriva questo ragazzo barra ragazza con la torcia del telefono. Io sono uno di quelli, anche perché non mi piace vedere la pubblicità, quindi tendo sempre a perdere tempo prima di entrare al cinema. Non lo so dove siamo, non lo so. Aspetta, accendo la torcia. È la sala 7, scusa, sì. E credo di sì, e se non siamo andati a vedere un altro film, vabbè, ma siamo qua. Aspetta, chiedo al signore, aspetta. Scusi. Questo è il posto 7H? No, non è questo, dobbiamo andare più giù. Sì. Poi ci sono gli emotivi. Gli emotivi sono compresi quelli che piangono, quelli che ridono e quelli che hanno paura. Ma già l'hai capita! L'hai capita e non l'hai capita, perciò stai a ridere. Ce va! Morta! Lili nel cuore! Lili nel cuore! Bel film, veramente bello. Qua succede qualcosa che non vi è. No. Oddio. Fermalo. No, non c'è.
no, l'ho sentito da tanto. Usciamo dalla sala, usciamo. No, no, è qua, ti giuro. Ma chi te lo dice che è messo qua? Chi te lo dice questo che non è come in quell'altro film horror dove ci stavano veramente quelli? No, 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 io me ne vado. Una categoria che mi ha ispirato la mia carissima amica Chiara Cesari. Ovvero i nerd, sì, i nerd nel senso, non so neanche definirli così, però secondo me sì, perché Chiara è nerd, quindi di conseguenza tutta la categoria è nerd, ovvero quei tipi di persone che non riescono a guardare un film se non sanno esattamente come si chiama ogni singolo attore presente in quel film. Che poi non è che basta attore a Chiara, cioè lei deve trovare anche il direttore della regia, il direttore della fotografia, il direttore del casting, il truccatore, il parrucchiere, il cane, il nome del figlio, il nome del fratello. Poi possiamo guardare il film. Ecco quello che succede quando guardo un film con Chiara. No, vabbè, ma l'hai visto? È quello là del film, quello là. Come si chiama? Quello là dove ci stava pure quell'attrice bionda, quella là dove ci stava. Non lo so, guarda. Stai zitto e guarda il film per piacere. No, mo te lo cerco. No. Devo. Ma chi ti mette a cercare internet? Ma dopo, vedi, dopo. Devo. No. Fermate la pellicola. Scusate, potete bloccare un attimo il film per piacere? No. Scusate, no. No, non è quello che dico io. No. Allora, per piacere. Bloccate il film. Bloccate. Insomma. Scusate, io ho pagato questo biglietto. Posso sapere come si chiama l'attore? Il protagonista è Leonardo DiCaprio. Ma non il protagonista, quello che sta dietro, quello con la maglietta rossa. Nessuno, è una comparsa. È una comparsa. Vabbè. Bel film comunque. Fatemi sapere in giù nell'info box voi che tipo di persone siete quando andate al cinema o chi sono quelli che odiate, tipo i vostri amici, insomma, quindi fatemi sapere, fatelo sapere ai vostri amici di che li odiate, perché è giusto che il mondo sappia. Quindi ho finito qui, link dei miei social nell'info box, iscrivetevi al canale se non lo siete ancora e ci vediamo al prossimo. A proposito, ma questi sono i miei 100 video, questo è il mio 101esimo video, quindi c'è una vita sociale. Ciao. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.